Ciao a tutti e benvenuti alla quarta puntata di Tessinal Condivision. Anche quest'oggi analizzeremo insieme tre nuovi progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia, in particolare nella settimana che va dal 1 al 7 giugno. Curiosi di scoprire di chi parleremo quest'oggi? Allora non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con il primo progetto. La prima foto che analizzeremo quest'oggi è quella di Serena Lenzi, che ci ripropone il top ai ferri Elettra della meravigliosa Cristiana Rossi, da tutti noi conosciuta come Chris. Tutti sappiamo quanto lei sia brava nell'utilizzo in particolare di questi attrezzi, infatti la manualità e la semplicità con il quale utilizza i ferri lascia davvero incantati. Ma torniamo al modo in cui Serena Lenzi ha realizzato questo top, che per lei ci ha raccontato è stata quasi una sfida con se stessa, anche perché fino ad allora i ferri sono sempre stati un po' un tabù per lei. E dobbiamo dire che senz'altro, insomma, questa sfida l'ha superata benissimo. E ci dà anche un consiglio, perché come potete vedere i punti di questo top sono un po' particolari e Serena Lenzi ci consiglia di prendere degli appunti, di fare una sorta di schema prima di realizzarlo e poi di seguire il tutorial, probabilmente perché magari in questo modo potrebbe essere anche più semplice e si può avere anche un'idea un po' più chiara di quello che stiamo per realizzare. Ma veniamo agli attrezzi, ma soprattutto al filato utilizzato per questo top. Serena Lenzi ha realizzato questo top Elettra con i ferri 5,5 per quanto riguarda insomma la maggior parte del top e invece l'uncinetto 3,5 per quanto riguarda la bordatura. Il filato di cui stiamo parlando di questo progetto è l'ISAC, quindi un gomitolo in bambù naturale altamente sostenibile. Infatti è realizzato con lo stesso ecometodo di fabbricazione utilizzato anche per il lino e la canapa. Il bambù naturale rientra tra quei filati ipoallergenici e antimicrobici, questo perché è presente l'antibatterico naturale all'interno delle fibre. Quindi se volete realizzare un capo per questa stagione, quindi per l'estate, che possa essere fresco, traspirante e resistente a molteplici lavaggi, senz'altro l'ISAC è il filato giusto. Oltretutto è prossimo al riassortimento, quindi non vi resta altro che tenere d'occhio il nostro sito, magari attivare anche il tasto avvisami quando disponibile, e non appena vedrete il filato del colore che vi piace di più, potete procedere all'acquisto e quindi realizzare il vostro capo estivo altamente sostenibile. Il secondo progetto che vedremo quest'oggi è quello di Cristina e Eugeni, che ci ha dato lo spunto per trattare di un consiglio che spesso ci viene richiesto nel nostro servizio di assistenza, vale a dire un filato abbastanza sottile che possa mettere in risalto un accessorio come può essere ad esempio una borsa, grazie all'elaborazione di punti un po' più particolari. Ma andiamo per gradi. Cristina Eugeni ha realizzato questa pochette in occasione di una cerimonia e l'ha definita capiente, e questo lo scopriremo in seguito grazie alle misure insomma che ci ha fornito. Maneggevole, questo sicuramente grazie alla click clack che ha utilizzato, e poi anche molto elegante, e questo perché ha utilizzato un punto di rilievo un po' più particolare e che ha potuto fare appunto proprio grazie al filato che ha utilizzato. Adesso però scopriamo insieme qual è l'occorrente per realizzare questa pochette, così che qualora vogliate insomma realizzarla anche voi saprete esattamente cosa acquistare. Le misure di questa pochette sono 30 cm la larghezza, 20 l'altezza compresa la click clack e 15 la profondità. L'occorrente che ha utilizzato Cristina e Eugeni sono la click clack Luxury, un uncinetto 3,5 e il filato Thai Skinny.
Il Teskinny perché? Perché per il punto Prada con il quale è stata realizzata questa pochette senz'altro ben si presta. Infatti è un cordino, o meglio è il cordino più sottile presente all'interno dei nostri filati per borse e infatti è perfetto per l'elaborazione di punti più particolari con accavallamenti e onde, come può essere appunto il punto Prada ma anche ad esempio il punto nocciolina. E per farvi capire esattamente quanto questo cordino sia sottile, abbiamo pensato di farvi vedere la differenza tra il Teskinny e un altro filato che sicuramente conoscete perché avrete almeno una volta acquistato e lavorato. Parliamo del Te Sublime. Ecco, in questo modo, diciamo, cerchiamo di farvi vedere quella che è la differenza tra i due. Come potete vedere, io adesso vi farò vedere sulla mia mano, questo è il Te Sublime e questo invece è il Teskinny. Ecco, come potete vedere, insomma, la differenza tra i due è davvero sostanziale e il Teskinny è davvero molto più sottile rispetto al Te Sublime, ecco perché è perfetto per realizzare davvero delle borse con un dettaglio un po' più particolare. Oltretutto ce ne sono davvero tantissimi di colori disponibili sul nostro sito, quindi sicuramente riuscirete a trovare il colore perfetto al vostro abbigliamento. La terza foto che vedremo quest'oggi è, come di consuetudine, quella che ha ottenuto più mi piace durante la settimana analizzata. E in questo caso vedremo il ritorno di una persona che abbiamo già visto nelle precedenti puntate, vale a dire Alessandra Bocchi, che questa volta si presenta con la giacca Odette, tutorial che come ben sapete è della Fata Tuttofare, nonché Maria Grazia Dottore, che con i suoi modi così dolci, semplici e chiari riesce sempre a spiegare i suoi tutorial e come Alessandra Bocchi stesso ci ha detto riesce sempre a seguirli senza avere intoppi o difficoltà. Come dicevamo, il tutorial che ha deciso di seguire Alessandra è la giacca Odette, che secondo lei è un capo davvero molto elegante e versatile e anche adatto a tutte le età. Ma vediamo nel dettaglio quale filato ha utilizzato e cerchiamo di saperne qualcosa in più. Il filato utilizzato è l'Iggy Lux e Alessandra Bocchi per una taglia come la sua, vale a dire una M, ha utilizzato circa 400 grammi di filato, il tutto lavorato con un uncinetto 3,5. Soffermiamoci però qualche secondo in più su questo articolo. Già la scorsa settimana abbiamo parlato dell'Iggy, quindi immaginate lo stesso prodotto con quella morbidezza e quella semplicità con una piccola aggiunta di Lurex. Ecco, senz'altro fa sì che questo filato si avvicini davvero di molto alla perfezione. Oltretutto anche Alessandra Bocchi ha definito questo filato davvero semplice, molto scorrevole all'utilizzo e anche indossato risulta davvero morbidissimo. Questo perché? Perché il Lurex in realtà incide solo del 2%, quindi praticamente rende questo sbrilluccichio visibile alla vista ma impercettibile al tatto. Oltretutto offre una gamma di colori che si presta un po' a tutti i gusti. Vediamo quindi ad esempio il corallo, che è senz'altro il colore dell'estate, oppure anche il bianco, eccolo qui, che si presta diciamo un po' a tutti i colori, quindi dalle more alle bionde a qualsiasi tipo di carnagione. E oltretutto anche colori come questi, pastello, ad esempio il celeste o il rosa, ci ricordano che può essere utilizzato senz'altro anche per i capi per i più piccini. Insomma, ecco, è un filato davvero molto versatile. Poi se volete vedere tutti gli altri colori vi basterà andare sul nostro sito e sbizzarrirvi con la fantasia. Ma la puntata di oggi non finisce qui. Infatti abbiamo deciso di introdurre all'interno della rubrica Tessile & Condivision uno spazio dedicato interamente agli approfondimenti, in particolare a quelli dei nuovi articoli, proprio perché parliamo di prodotti che ancora non conoscete benissimo e che quindi vogliamo cogliere questa occasione per presentarvi in maniera un po' più dettagliata. Curiosi di scoprire di quale parleremo oggi? Guardiamo insieme l'anteprima. Audio Jungle.
Come avete potuto vedere, il prodotto di cui parleremo quest'oggi è l'ajuta e non il filato. Infatti la vedremo in altre due versioni. La prima è la sacca, vale a dire praticamente una borsa già pronta all'utilizzo. Analizziamola nel dettaglio. È una borsa che ha una profondità, eccola qui, di 11 cm, una larghezza di 40 e invece un'altezza di 32 cm. È in tinta naturale, cosa molto importante, e oltretutto è presente in varie colorazioni: nera, senape, avio, militare e appunto naturale. Può essere arricchita con degli accessori, ma li vedremo tra pochissimo. È importante invece analizzare alcuni punti fondamentali, che sono ad esempio questa, che è la cucitura interna rinforzata, che vi consentirà quindi di far sì che la borsa comunque mantenga sempre la sua forma e la sua linearità. Importantissimi sono anche questi, vale a dire la stiratura a soffietto nelle parti laterali, queste, che consentono appunto un maggiore sostegno anche nella profondità della borsa. E poi altra cosa fondamentale è questa, la parte superiore, la bordatura, anch'essa molto rinforzata, che vi consentirà quindi di non ottenere quella parte tondeggiante che invece possono avere altre borse che non hanno appunto questa peculiarità. Veniamo adesso agli accessori. Allora, questa borsa può definirsi completa con i manici, che sono questi, gli MA103, che potrete appunto apporre qui nella parte superiore. Come? Grazie a questi, che sono gli occhielli e sono dotati anche di perforatrice. Quindi non dovrete fare altro che appunto fare qui i due fori, apporre gli anelli e poi inserire i due manici. E in ultimo, ma non meno importante, è il fondo. Questo fondo entra perfettamente nella borsa e vi consente di far sì che quindi abbia una maggiore rigidità e un maggior sostegno anche nella parte inferiore. C'è da dire oltretutto che se forate sia il fondo che la borsa aiuta, potrete inserire anche i piedini, quindi senz'altro, ecco, vi consente di avere poi una borsa completa, ma potete arricchirla, ve lo dico subito. Ecco gli spunti che vi diamo per arricchire questa borsa. Allora, il primo, e questo soprattutto per le amanti degli amigurumi, è quello di apporre un amigurumi sulla borsa o direttamente, insomma, applicarlo con ago e filo, oppure ad esempio facendo un piccolo taglietto e quindi dare un effetto quasi tridimensionale di questo amigurumi. Suggeriamo soprattutto ad esempio di utilizzare gli agrumi, che sono un tema sempre ricorrente durante la stagione estiva. Altra idea potrebbe essere quella di apporre qui sulla parte superiore il pizzo, in modo tale da dare questo contrasto tra grezzo e eleganza che è sempre attuale. Oppure ancora perline e paillettes. Quindi apporre una frase, il vostro motto o anche semplicemente il vostro nome. E ancora patchwork, tessuto, ma soprattutto anche tessuto aiuta, perché la seconda versione dell'aiuta è proprio questa. Questo tessuto che ha il peso di neanche 170 grammi e che misura appunto 100 cm per 70, con il quale potete appunto arricchire la borsa, ma farne anche un altro utilizzo. Vale a dire, anche magari abbinandolo proprio con la borsa, arricchire un dettaglio, ad esempio, di una camicia, come può essere il colletto o anche semplicemente un polsino, il taschino, potete creare una pochette, insomma, potete davvero sbizzarrirvi e non dovete fare altro che utilizzare la vostra fantasia. Quindi siamo qui in attesa dei vostri progetti che non vediamo l'ora di vedere. Bene, questa puntata, quest'oggi effettivamente si conclude qui. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi ricordo che qualora non l'aveste già fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci su tutti i nostri social, in particolare sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya. E chissà che la prossima volta, insomma, possa essere sorteggiato proprio un vostro progetto. Inoltre vi ricordo anche che il link di tutti i prodotti che avete visto qui in questa puntata li potrete trovare proprio sotto il video. Che dire, grazie ancora, complimenti a tutte le signore che abbiamo visto oggi e alla prossima settimana.